Giampaolo Medei, secondo posto alla Jesi Volley Cup, avanti di 2-0 e non ti sei lasciato prendere dalla tentazione di cercare di chiudere il match e sei andato avanti a sperimentare. E qual è il bilancio della manifestazione? No, ma il bilancio è molto positivo secondo me. Abbiamo fatto un buon lavoro in questi 2 giorni, l'ho detto ai ragazzi, sono stati 2 test molto utili e quindi sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Per quanto riguarda la partita di oggi, io non ho sperimentato, semplicemente credo che fosse giusto dare spazio a tutti, perché tutti devono essere pronti per l'inizio del campionato, noi avremo bisogno di tutti e quindi mi sembrava giusto cercare di vincere la partita assolutamente, dando spazio anche a altri giocatori, perché magari ci sarà bisogno di loro anche subito, quindi se non hanno tempo di gioco non possono essere pronti per l'inizio del campionato. Detto questo, sono contento che comunque la squadra ha lottato, abbiamo avuto difficoltà nella seconda parte, però non abbiamo mollato, abbiamo cercato anche al tie break di vincere. La prima parte di partita è stata secondo me di ottimo livello da entrambe le parti, abbiamo spuntato tutte e due le volte noi nei primi 2 set e quindi ecco, ci fa ben sperare per il futuro, abbiamo ancora dei passi avanti da fare, però sicuramente sono stati 2 giorni molto positivi. Mattia, un buon allenamento a 15 giorni dall'inizio del campionato? Sì, molto buono perché abbiamo affrontato il campione d'Italia in carica che è Perugia e abbiamo fatto vedere che ci siamo, che possiamo lottare con loro, insomma sono un po' più avanti di noi perché hanno iniziato prima, ma soprattutto hanno la Supercoppa e devono farsi trovare pronti. Per noi non era scontato arrivare al 5° set per niente, anzi, soprattutto i primi 2 set, averli messi sotto, qualcosa di non indifferente, lo porteremo a casa guardando i lati positivi, al tempo stesso guarderemo gli ultimi 3 set e cercheremo di migliorare molto. Una vittoria con Milano, 5° set con Perugia, direi un bilancio più che positivo. Sì, sì, abbiamo concretizzato quello che volevamo, ovvero una crescita del nostro gioco e ce l'abbiamo avuta sia sabato che domenica. Domenica anzi, abbiamo dato anche qualcosa in più. E niente, adesso ritorniamo sotto perché l'importante è vincere in campionato. Avremo un test con Modena sabato e poi si inizia. 2 giorni interessanti, una vittoria e il 5° set con Perugia, bilancio più che positivo. Sì, diciamo che il bilancio positivo del weekend, specialmente la partita di ieri con Milano, che era diciamo il primo scontro con una squadra di alto livello, e oggi per 2 set credo che abbiamo fatto una bellissima pallavolo, abbiamo dimostrato in campo quello per cui ci stiamo preparando, quello che stiamo allenando in settimana, siamo riusciti a metterlo in campo. Poi sicuramente il terzo e il quarto loro, Perugia ha giocato un po' meglio e noi siamo un po' calati e questo è il risultato della partita, però diciamo piuttosto positivo e cercheremo di lavorare in settimana quello che è mancato gli ultimi 3 set della partita con Perugia. Ora si ritorna una settimana in palestra e poi sabato a San Severino contro il Modena. Sì, adesso martedì torniamo al lavoro e poi ci prepariamo per l'amichevole con l'allenamento congiunto con Modena a San Severino e poi siamo già all'inizio della stagione, quindi cercheremo di concentrare tutte le nostre energie per quello che saranno queste 2 settimane e per l'arrivo della prima del campionato contro Padova in casa. Partita tirata al 5° set contro Perugia, una bella partita, dai. Sì, è una bella partita, comunque siamo riusciti a mantenere un livello di gioco molto alto, siamo riusciti a stare alla pari, non è semplice contro comunque una Perugia di questo calibro, però ci è servita soprattutto questa partita, ma anche quella di ieri, perché comunque ci servono per affrontare meglio anche nelle situazioni un po' meno semplici. E sono contento di come abbiamo approcciato la gara sicuramente. Adesso nulla, abbiamo un giorno di riposo, ci riposiamo, poi si ricomincia con un'altra settimana di lavoro. Si inizia un'altra settimana di lavoro e poi si saggerà un'altra pretendente al campionato Modena. Sì, esatto, abbiamo un'altra bella amichevole da affrontare e adesso dobbiamo cercare comunque di alzare un pochino il nostro livello, è quello che ci serve, e poi tra 2 settimane si inizia il campionato. L'amalgama si ricomincia a vedere comunque. Sì, beh, sicuramente. Un po' alla volta ci siamo sempre di più comunque sul pezzo e penso che comunque possiamo migliorare ancora qualcosina, soprattutto anche nei momenti importanti dove dobbiamo sfruttare dei palloni
che abbiamo tra le mani, dobbiamo sfruttarle meglio per convertirle in punto. E con questo ci si può lavorare sicuramente durante la settimana, durante gli allenamenti, ed è importante sfruttare meglio queste amichevoli. Grazie.